Dottor Helbling, cosa si intende esattamente quando si parla di carichi psichici di lavoro e come si colloca l'Alto Adige nel confronto con altri contesti europei? Qua dobbiamo distinguere tra due concetti quando parliamo di carichi psichici di lavoro. Il primo riguarda l'intensità del lavoro, cioè per esempio avere scadenze strette, ritmi di lavoro elevati o giornate di lavoro di durata eccessiva. Qua il Sud Tirolo, in confronto tra Italia, Austria, Germania e Svizzera, ci collochiamo nettamente sopra la media, che non è una buona cosa in questo paragone. Una giornalista ha descritto i sudtirolesi come staccano visti, cioè una definizione molto adeguata in questo caso. La seconda componente dei carichi di lavoro psichici è emotiva, per esempio perché il lavoratore si trova a dover nascondere i sentimenti, avere a che fare con delle persone arrabbiate o con situazioni emotive che lo turbano. In questo caso i risultati nei diversi paesi sono molto simili, però le professioni di servizio alla persona, come in ambito sociosanitario per esempio o educativo, questi hanno risultati più negativi degli altri. Come si manifestano gli elevati carichi psichici di lavoro? Diciamo così che se qualche volta abbiamo molto da fare o anche troppo da fare, non c'è problema, anzi, anche elevati carichi di lavoro possono essere funzionali a crescere professionalmente. Se sono però continuativi o senza fine, possono diventare pericolosi, perché carichi di lunga durata si manifestano sia nel corpo che nella mente. Per esempio, se i valori del battito cardiaco e della pressione del sangue sono alti per brevi periodi, contribuiscono ad una migliore capacità di reazione, ma se sono continui, hanno effetti negativi sul corpo e alla lunga possono degenerare in malattie cardiocircolatorie. Vista dal punto della mente, quando subiamo carichi di lavoro, prima sentiamo una tensione e poi segue l'affaticamento. Se i carichi diventano duraturi, diventiamo nervosi e irritabili. Dormiamo peggio e così diventa più difficile recuperare la salute. Ci sono dei segnali che ci devono indurre in preoccupazione quando parliamo di carichi psichici di lavoro? Questo dipende molto dalle singole persone. Se lo stato di affaticamento è permanente, come ho detto prima, uno perde la gioia di lavorare e allo stesso tempo la gioia di praticare i suoi hobby. Se una persona continua a rimuginare nel tempo libero, pensare al lavoro, questo è un segnale di allarme rispetto ai carichi di lavoro e bisogna subito cercare una soluzione, possibilmente anche chiedendo aiuto. Cosa si può fare per mitigare i carichi psichici di lavoro? Di fondamentale importanza è il sostegno sul posto di lavoro, tra colleghi e con i superiori, e che il lavoratore abbia sufficiente margine d'azione personale per pianificare ed eseguire in autonomia le proprie attività. Sul livello organizzativo è così che le imprese farebbero bene ad organizzare le condizioni di lavoro in modo da mitigare questi carichi di lavoro, perché perdono anche loro. Chi si interessa seriamente di queste cose può organizzare un gruppo di lavoro sulla qualità del lavoro e sulla salute all'interno dell'impresa, dove i collaboratori possono fare proposte di miglioramento, il più delle volte molto vicine alle reali necessità e senza spendere troppi soldi. Sono loro i veri esperti in tema di qualità del posto di lavoro.